Perde ancora Nissa, per la quale ormai l'unico obiettivo resta quello di completare la stagione evitando, con quattro rinunce, la radiazione. In casa biancoscudata, infatti, la strada è ormai segnata. La società, ormai al verde, continua ad essere gestita da pochissimi volenterosi e in campo va la squadra juniors che si batte con estrema dignità provando a limitare il passivo. Ai pochi tifosi nisseni che ancora la seguono è toccato oggi vedere passeggiare il Savoia che già dopo i primi 10 minuti era in vantaggio di 3 gol. Il primo KO i nisseni, oggi in maglia rossa, lo hanno subito al quinto minuto da Guarro che ha potuto colpire di testa indisturbato. Il numero 3 ospite si è ripetuto al settimo con un forte diagonale calciato da posizione decentrata. Il terzo gol degli ospiti è arrivato al nono minuto con Catalano, anche lui facilitato da una marcatura approssimativa. Un minuto dopo Vicentin ha battuto a rete a colpo sicuro dopo una respinta di Amendola, ma il tiro è stato deviato in angolo da un difensore. Il portiere nisseno si è distinto ancora una volta al 34esimo su conclusione di Savarese, mentre il primo tiro dei nisseni verso la porta avversaria è stato scagliato da Ventura al 39esimo con palla finita lontano dai pali. Nella ripresa Vicentin ha cercato il gol al quarto minuto provando a piazzare il pallone, ma il legno della porta ha detto no. Il centravanti ospite ha poi favorito la quarta marcatura della sua squadra al 28esimo con un tiro basso che Savarese ha ribadito in rete vanificando la respinta di un difensore sulla linea. Ancora Vicentin al 31esimo alla ricerca del successo personale con Amendola che gli ha negato la gioia del gol. Al 40esimo infine Cobbi ha evitato la quinta capitolazione su conclusione di Amoruso.